La costiera cilentana vive di turismo. È un errore privarla dell'opportunità che offrono le belle giornate di settembre, aprendo le scuole così in anticipo. Occorre provare ad invertire la rotta a tutela dell'economia locale, ma anche della popolazione scolastica costretta a sopportare il caldo che si registra nelle aule prive di condizionatori. Così il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, dopo la sua ordinanza con cui fa slittare a lunedì prossimo l'apertura nel suo comune. Lo scorso anno furono diversi i suoi colleghi che per le stesse ragioni posticiparono l'avvio delle lezioni. Quest'anno è solo lui. Vuol dire, ribatte Liguori, che non c'è stato un accordo, ma anche che nel mio comune c'è ancora un buon afflusso turistico. E poi ribadisce. Credo che ci vorrebbe un ragionamento un po' più arioso per verificare se non fosse sbagliato, come ritengo che sia sbagliato, un'apertura così precoce delle scuole sulla fascia costiera del Cilento, che è interessatissima al fenomeno turistico che è diventata la primaria fonte economica. Cioè, noi siamo praticamente un distretto turistico e un distretto turistico non può subire una decisione di questo tipo, che mi pare che vada contro tutto l'indotto collegato al fenomeno turistico. Pisciotta ha avuto una bella stagione, credo che farla durare per quello che è possibile un po' di più sia una cosa utile. Il problema dell'allungamento della stagione turistica è un problema di cui si parla da decenni. Anche questo precoce inizio delle scuole influisce in parte per accorciarla, non per allungarla, la stagione turistica. Credo, da questo punto di vista, che occorra fare degli atti che vadano nella direzione opposta.